UEFA Champions League al via, va in scena la prima giornata della fase a gironi, squadra caccia dei tre punti per rincorrere l'obiettivo qualificazione, appuntamento ovviamente da non fallire. Luci a San Siro, come cantava Vecchioni, siamo qui a Milano in uno degli impianti in cui sono state scritte pagine indelebili della storia del calcio. Vi do il benvenuto anche da parte di Lele Adani che mi affiancherà per il commento tecnico. Parte da qui la caccia al titolo di campione d'Europa, gara valevole per la prima giornata dei gironi di UEFA Champions League. Contro si sfidano Milan, si libera spazio! Occasione già nei primi minuti. Hanno messo subito in chiaro le cose, Pier, sono qui per vincerla. Insomma, l'impressione, le scelte del tecnico rossonero. La scelta del tecnico è caduta sul 4-4-2, mi pare chiara l'intenzione di fare la gara senza però scoprirsi troppo. Sistema tra i più dotati in assoluto, garantisce un certo equilibrio tra i reparti e può essere variato facilmente in corsa in base anche alle esigenze. Per me sono ottime le intenzioni, ora aspettiamo il verdetto del campo. La difesa alla meglio e allontana il pallone. Questa è la formazione con cui scendono in campo. Hanno scelto il classico 4-4-2. Due linee da 4 per difesa a centrocampo e la coppia di attaccanti. Il sistema in assoluto più equilibrato, Pier. È un sistema che ti può garantire sia una copertura adeguata in fase difensiva che un buon svolgimento offensivo quando devi proporti sia sulle fasce che arrivare sulle punte.
ha spazio per andare e c'è il pallone in rete. Vantaggio adesso più rassicurante. Rivediamo l'azione del gol da un'altra prospettiva. Stavano insistendo parecchio. Era lecito attendersi che prima o poi la pressione desse i suoi frutti. Punteggio che è cambiato, ora conducono per 2-0. Ancora 3 minuti prima del fischio finale. Kleiber si prosegue per il vantaggio. Ha campo a disposizione. Pallone importante per provare a riaprire la gara. Potevano dimezzare lo svantaggio e riaprire il match. Non c'è tanto tempo, Pier. Dovevano sfruttare questa occasione per ferrare nel pareggio. Calabria. L'arbitro mette fine all'incontro. Si apre con una vittoria la loro avventura in Champions. Come prima partita non potevano chiedere di meglio, Pier. Subito una vittoria per candidarsi a un ruolo da protagonista nel girone e lanciare un messaggio alle rivali.